Immaginare universi e mondi diversi è la capacità di tutti voi artisti che attraverso le vostre opere riuscite a imprimere forma alla fantasia. Come vivi la tua creatività in questa prigionia da Covid-19? Ad esempio, i soggetti e i colori sono cambiati? Ci sono nuove ispirazioni? No, nella mia mente si è creato un vuoto totale, un'ombra di attesa. L'unica opera alla quale ho messo mano è un precedente lavoro, dal titolo Nucleo. Si tratta di un lampaquadro, quindi un lampadario vero e proprio, a cui però ho strappato le luci, quindi la sua ragione di vita. È rimasto solo un pannello grigio, silente, muto. Ho voluto simboleggiare quindi l'assenza generata da questa tragedia, la mancanza di tutti quei gesti che ci sembravano tanto utili e tanto belli quanto gli abbracci, i sorrisi. Quindi rimetterò delle nuove lampadine soltanto al sopraggiungere di una buona notizia: quando l'emergenza sarà finita, ritornerà la luce. Cosa ti manca di più oltre alla libertà? Ma senza dubbio gli amici che riempivano in continuazione la mia casa, poi la natura, l'aria frizzante delle montagne, e poi avere sulla scrivania un biglietto d'aereo prenotato. Mi fa stare bene, sopportare meglio la quotidianità. Come ricorderai e racconterai al tuo bambino l'anno 2020? Essendo il suo primo anno di vita, è un buon termine di paragone perché tutti gli altri saranno sicuramente migliori. Gli racconterò che bisogna imparare a seguire le regole, anche quelle che a volte non piacciono. Bisogna imparare prima a stare nel nido per poter poi spiccare il volo. Se vogliamo trarre un insegnamento da questa bruttissima esperienza, possiamo imparare ad amare il qui e ora, ad apprezzare il presente, visto che adesso siamo co costretti proprio a farlo. Secondo te, quale scia, quale segno pensi possa lasciare nell'uomo, in particolare negli artisti, voi artisti, questo periodo, le opere realizzate durante l'anno, questo particolare anno drammatico, da cosa si riconosceranno? Ad emergenza finita avremo modo di riflettere riguardo a tanti temi collaterali, come ad esempio quello della mobilità sostenibile. Siamo in grado di fare a meno di tutti questi spostamenti, abbiamo imparato a farne a meno, erano poi così necessari. Inoltre è stata messa in dubbio l'invincibilità dell'uomo e questo secondo me si rifletterà molto sulle opere. Alcuni artisti, ma io non mi ci metto nella categoria, sanno vedere al di là del proprio tempo presente. Mi piace pensare che al termine di questa pandemia ci sarà un grande periodo di energia, di rinnovamento. Ecco, questa tragedia non è paragonabile alla guerra perché ha delle caratteristiche differenti, ma provate a pensare al secondo dopoguerra. Negli anni 50 c'è stata proprio un'esplosione di movimenti, di idee, che si è protratto per altri 20 anni. Quindi la paura all'epoca è stata proprio dimenticata in fretta. Mi auguro quindi che nel tempo ci sia un recupero non soltanto economico, ma un'esplosione di vitalità, di voglia di fare, di stare insieme, quindi mostre, concerti. E speriamo davvero che questo accada, ma dobbiamo fare in modo che questo accada.